L'evento si svolgerà a Fano il 28, 29 e 30 marzo. Saranno 16 le formazioni partecipanti in crescita rispetto agli altri anni e 600 le presenze alberghiere nella città di Fano. A livello di regioni avremo 3 squadre provenienti dalla Lombardia e dalla Toscana, una squadra proveniente dalla Liguria, dal Trentino, dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Per il resto chiuderà il torneo un ricco roster di squadre marchigiane, tra cui spicca la Lube Civitanova. È un torneo molto apprezzato a livello nazionale perché partecipano le 16 tra le migliori squadre italiane della categoria Under 13, tant'è che già a metà febbraio abbiamo chiuso la lista delle squadre partecipanti. Siamo orgogliosi di come quest'anno siamo riusciti a già organizzare 3 eventi importanti, dal torneo di Natale alla Coppa Italia al torneo di Pasqua, e speriamo di non finire qui e di riuscire a organizzare un altro evento prima della fine della stagione. Un grazie sentito al Comune di Fano per il prezioso supporto, al Consiglio della Regione Marche per il sostegno e come sempre agli alberghi consorziati che ci supportano in tutto questo tipo di iniziative turistico e sportive. I ragazzi giocheranno la fase eliminatoria a partire da giovedì pomeriggio fino a sabato mattina in 4 campi. Si giocherà la Trave, alla Vigilar Arena e nei 2 campi del Circolo Tennis di Fano. La finale si svolgerà il 30 marzo alle ore 15 al Palace Allende di Fano ed a seguire la premiazione di tutte le 16 squadre partecipanti. Questi progetti sono il risultato di una bella collaborazione che si è aperta ormai 3 anni fa tra amministrazione comunale e Virtus Fano, che ha visto coinvolti anche gli alberghi consorziati, perché oltre a portare delle bellissime giornate di sport nella nostra città, creano ovviamente turismo, creano accoglienza con presenze importanti, 600 persone in questa Pasqua, ma con altri tornei che arrivano nel corso dell'anno, come ricordiamo quello di Natale di 2000 persone. Insomma, un accordo vero che permette di lavorare con più tranquillità, più sinergia, questo ovviamente grazie a Virtus Fano, che ha una struttura che permette di fare queste collaborazioni, e nella città di Fano vogliamo aprirne sempre di più, perché lo sport aiuta a destagionalizzare, aiuta a portare famiglie e persone a conoscere la città di Fano, aiuta a creare quell'ambiente di comunità che solo lo sport sa donare.